Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi in questa piccola saletta che a noi piace molto, nel senso che qua ci riuniamo anche per fare delle attività di lavoro specifico, diciamo, e quindi in tal senso anche questa riunione. Saluto il sottosegretario, che ringrazio della sua presenza, porto i saluti dell'assessore Valmaggia, che non può intervenire, mi ha mandato un messaggio però di porgere un saluto a tutti in rappresentanza anche delle regioni, in quanto regione capofila per la materia ambientale, e tutti i colleghi presenti delle agenzie che rivedo stamattina dopo ieri pomeriggio, il Consiglio federale di ieri pomeriggio, e sono ben contento di vederli così numerosi. Saluto, se non vedo altre autorità presenti colleghi delle rappresentanze dei comuni dell'Istat che poi parteciperanno. Io solo due sottosegretario, solo due appunti, due punti a cui, due osservazioni a cui tengo molto. La prima, forse questo rapporto è l'espressione migliore del lavoro di sistema. Nasce nel 2003, ha un suo percorso, è un lavoro in cui l'integrazione tra due tipi di matrici, cioè la componente statale, la componente regionale e la rappresentanza verso la realtà della scala comunale, dall'altra parte verso una scala anche europea, credo che sia forse l'esemplificazione più importante in una problematica che oggettivamente è al centro dell'attenzione appunto dei vari governi, a partire dalla Commissione europea sino a scendere appunto alle municipalità. È un argomento a me molto caro perché ha degli aspetti in cui si vede molto bene, degli aspetti di rappresentazione complessa, di rappresentazione articolata dal punto di vista sociale, economico e ambientale, ma anche di qualità scientifica notevole, affrontando altresì un problema che si sta rappresentando molto in maniera molto forte, che è sostanzialmente la concentrazione delle aree urbane e l'inurbanizzazione dei processi, e che quindi ha suscitato anche molto interesse dal punto di vista di uno sviluppo economico e di interessi specifici anche in termini di innovazione, penso alla questione delle smart cities. Però qua chiudo questa mia introduzione richiamando tutti al fatto che non si può avere delle città intelligenti se non si convive, si è capaci di convivere con quell'ambiente urbano che è determinato semplicemente dai processi naturali, ma anche dai nostri processi e diciamo dall'ambiente che noi determiniamo. Quindi in qualche modo un matematico direbbe che è un percorso fortemente non lineare, cioè fortemente interattivo, e quindi è un processo che vede il concorso di diversi soggetti, come ho detto prima, e vede soprattutto il concorso di molte intelligenze. E quindi non è semplicemente la rappresentazione di uno stato di fatto, ma l'interpretazione di uno stato di fatto e capire cosa sta succedendo e capire la fenomenologia. Quindi grazie di essere presente, grazie a tutti i colleghi, e iniziamo i nostri lavori. A lei la parola. Per me oggi è davvero importante essere qui a portare un indirizzo di saluto, perché ritengo che quello che ha appena detto il Presidente e soprattutto quello che verrà poi presentato dopo sia un documento davvero fondamentale per chiunque voglia fare pubblica amministrazione, sia che lo faccia dalla parte di qua del tavolo come me, facendo politica, essendo un rappresentante dell'istituzione, sia che lo faccia dall'altra parte del tavolo, cioè per coloro che lavorano all'interno della pubblica amministrazione. Con il direttore, scherzando, dicevo prima, bisognerebbe consegnarlo anche ai partiti politici, perché nella presentazione di un programma elettorale è fondamentale capire, comprendere, analizzare quelle che sono le problematiche generali, globali della città che tu ti appresti ad andare a proporti di amministrare, e relazionarla con quelle che sono anche i dati di altre città per vedere se le buone pratiche
che hanno già portato degli effetti positivi in altri territori possono poi essere riproposti nell'ambito del tuo territorio. Provengo dalla gestione della cosa pubblica a livello locale, sono stata prima presidente della provincia, prima consigliere regionale e quindi mi rendo perfettamente conto che il principio che noi abbiamo trovato nel Trattato di Maastricht è un principio fondamentale, quello di sussidiarietà. Lo Stato sta al vertice, alla base ci sono gli enti locali, ma per fare delle strategie veramente efficienti a livello nazionale si deve partire dalle amministrazioni locali, siano esse comuni, province, regioni e anche le agenzie che stanno alla base di questi enti locali. E quindi ho trovato particolarmente interessante il rapporto, anche perché è un rapporto corposo di 10 anni di dati, di analisi fatte da tutti quelli che sono in qualche modo gli elementi essenziali che noi troviamo a livello territoriale, per cui le regioni anche attraverso le ARPA, le amministrazioni comunali e un coordinamento anche tecnico scientifico da parte di Ispra. Qualche giorno fa ad un convegno si parlava di trasporto pubblico locale, le proposte che venivano fatte erano quelle un po', se volete, solite che in qualche modo si fanno, quello di trasformare i mezzi pubblici da metano in GPL o in mezzi ibridi, tutte proposte interessanti che fanno qualche piccola passo avanti, ma non sono proposte nuove. Se non si ripensa dal punto di vista generale e attraverso questi dati, questa è la cosa fondamentale, tutto quello che è un sistema. Ho trovato interessantissimi, due elementi fondamentali. Un elemento nazionale, che è quello che la tutela ambientale non deve essere vissuta come un vincolo, ma deve essere vissuta come un'opportunità, e per questo si deve relazionare con quelli che sono gli altri interessi nazionali. In questo particolare momento storico penso in particolare a uno sviluppo che deve essere uno sviluppo sostenibile, e i dati che io ho trovato nella ricerca sono interessanti da questo punto di vista, non solo anche se li ho visti veramente importanti dal punto di vista urbanistico sul consumo del suolo, ma anche particolarmente interessanti per me sono stati quelli ad esempio sul turismo. Se noi vogliamo attuare una politica nazionale di sviluppo sul turismo sostenibile, non possiamo non partire dai dati che io ho trovato in questa ricerca. E quindi interessanti i temi nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo futuro. Il secondo elemento è quello più internazionale, nel senso che noi stiamo costruendo un sistema che può essere portato ad esempio e fra virgolette venduto anche ai paesi in via di sviluppo e ai paesi emergenti, creando progetti e programmi ambiziosi, finanziabili anche con fondi internazionali, che mettano in diretto contatto l'ente nazionale con l'ente locale. Alla fine, concludendo, credo davvero che noi possiamo utilizzare tutta questo rapporto, questa quantità di dati che sono uniti fra di loro nei vari settori, non solo in quello ambientale, ma anche penso a quello delle politiche sanitarie, quello dell'inquinamento, quello dello sviluppo economico, quello della tipologia industriale che noi troviamo nei singoli comuni che sono stati analizzati, per creare davvero una politica di sistema, per arrivare a raggiungere, come diceva il Presidente prima, un lavoro di sistema statale e regionale da mettere a disposizione alle singole realtà locali. Vi ringrazio quindi Ispra per il lavoro fatto e faccio davvero i complimenti, perché
È uno strumento, un mezzo, uno strumento davvero utile per chi come me fa istituzioni, ma penso anche che possa essere utile per chi lavora nella pubblica amministrazione, ma pensavo anche di presentarlo agli ordini professionali, perché nell'ambito della formazione che loro stanno facendo o alle categorie economiche, secondo me è molto utile sui singoli settori, sono gli aspetti che sono stati analizzati. Grazie mille, sottosegretario. A salutare l'assessore Stella Marino, assessore all'ambiente, all'agricoltura e ai rifiuti di Roma Capitale. Sottolineo che in alto a sinistra c'è un simbolo, che è il simbolo del sistema nazionale, e quindi ci è tenuto, non c'è scritto ISPRA, ma c'è sostanzialmente il simbolo. Quel simbolo l'abbiamo voluto noi, l'abbiamo scelto noi in Consiglio federale, ci identifichiamo con il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Noi ci teniamo a presentarci come sistema, e come sistema interloquire appunto con il Ministero, nel senso col Ministro nella sua rappresentanza politica, e con i presidenti delle giunte regionali e i governi regionali dal punto di vista politico. Mi sembra estremamente importante questo, volevo sottolinearlo in questo grande sforzo che dal 2003 è stato fatto. Ah sì, c'è anche il vicepresidente dell'ottava commissione lassù in alto, che vedo appoggiato ad uno spigolo, Massimo De Rosa. Quindi vi ho fatto questa introduzione per far scaldare i motori al direttore generale, siccome, e fra parentesi, prende respiro noi, perché adesso abbiamo la mole di dati che ci arriva addosso e ci schiaccia con questa sostanzialmente valanga, che tutte le volte quando presentiamo un rapporto, che in realtà non è solo un'elencazione di dati, ma come ho detto prima un ragionamento. Sei pronto? Posso darti la parola? Ok, allora